L'essenziale non è ciò che facciamo, ma come lo facciamo ogni giorno col cuore, la gioia, la passione, la competenza, l'entusiasmo, la condivisione, l'unione, l'allegria, la discrezione, nella possibilità che sulle labbra di un bambino affiori un sorriso. Con questo spirito oggi l'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, l'ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo Sezione di Gela, presieduta da Giacomo Giurato, in collaborazione con il reparto di pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele, hanno dato vita alla terza edizione del progetto Sorridiamo, una giornata in allegria donata ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria. Sono stati consegnati gadget e doni preparati proprio dai ragazzi guidati dal docente Emiliano Sigona. Regali sono stati offerti anche dal Consiglio Comunale. Un dono per rendere tutto, diciamo, più gioioso, e ovviamente, diciamo, il Natale, oltre che ogni periodo dell'anno, è sicuramente il momento in cui, diciamo, tutti noi dovremmo aprire il cuore e cercare di donare quello che possiamo, anche nel nostro piccolo, non solo, diciamo, un regalo, una cosa materiale, ma anche con un gesto di affetto, diciamo, della vicinanza. E questo è oggi quello, diciamo, che noi vogliamo rappresentare oggi, diciamo, con questa giornata, che sicuramente rappresenta un momento di allegria per i bambini, per la loro famiglia, sicuramente anche per noi, perché ci arricchisce l'animo. Con l'alberghiero, con l'ADMO, con la presidenza del Consiglio abbiamo un'interlocuzione costante e continua durante l'anno, ed è questo che è importante. Magari concretizziamo il momento di comunione sotto le feste di Natale, però la loro presenza e la loro sensibilità la sentiamo durante tutto l'arco dell'anno. Questa è solo la ciliegina sulla torta in una collaborazione che ci fa sentire veramente partecipi in un tessuto sociale ricco di umanità. Noi vogliamo regalare a questi bambini un momento diverso, un momento con sorrisi, abbracci, condividerlo anche con le mamme che chiaramente stanno con i loro bambini qui in ospedale, per allontanarli dall'idea di essere in un ospedale, perché comunque l'idea che un bimbo stia dentro l'ospedale non è una gran bella cosa, soprattutto sotto Natale. Allora, lo sforzo che noi facciamo, ma dovremmo farlo tutti i giorni, aiutare gli altri, metterci nei panni degli altri, e in questo modo ADMO lo sta facendo. E il messaggio che noi diamo alla fine è accogliere tutti questi bambini, dargli allegria, gioia, felicità, e non apparire come un ospedale noioso, un ospedale che porta alla fine anche guarigione ai bambini che sono, tra virgolette, malati. E niente, portiamo allegria e facciamo divertire un po' di più i bambini.